l'Istituto Nazionale di Geofisica misurerà le deformazioni del terreno intorno al lago Pradilama dopo l'allarme suscitato dalle dichiarazioni della ricercatrice Fedora Quattrocchi in relazione alle spaccature verificatesi negli ultimi mesi. Lo ha annunciato il direttore degli NGV di Pisa, Gilberto Saccorotti, intervenendo telefonicamente alla trasmissione Dido. Mentre il CNR si sta occupando dei rilievi geochimici, ha detto Saccorotti, l'INGV verificherà le variazioni di quota del terreno rispetto a misurazioni già effettuate in passato. E per condurre queste misurazioni sarà utilizzato un drone e altre tecniche innovative. Saccorotti ha specificato che si tratta di un'attività intrapresa su richiesta del sindaco Francesco Angelini e ha ricordato che le deformazioni del territorio a Pradilama si ripetono da anni, senza però un collegamento evidente con l'attività sismica della zona. Il discorso è un altro, con il terremoto non si può mai stare tranquilli, a prescindere dalle fratture che si aprono sul terreno. Ora, è chiaro, se le vedo aprirsi improvvisamente a Firenze mi preoccupo a prescindere, no? Però qui, essendo un fenomeno già noto, io dovrei già essere preoccupato a priori per il terremoto e poi investigare anche questo fenomeno, che poi magari verrà fuori negli anni che c'ha una relazione lontana con il terremoto, ma per adesso non c'è questa relazione qui, ha capito? Quindi potrebbe esserci anche una relazione tra questo fenomeno e il terremoto, ma lo stato delle cose non lo sappiamo. Alla trasmissione sono intervenuti anche il giornalista Paolo Mandoli e in collegamento in diretta da Pieve Fosciana con Abramo Rossi, il sindaco Angelini e l'onorevole Raffaella Mariani, che ha ricordato le opportunità offerte dal piano Casa Italia, varato dal governo per agevolare l'adeguamento antisismico delle abitazioni. Al momento è questa l'unica strada da seguire per combattere gli effetti del terremoto.